Cresce l'attesa intorno al gioco storico per l'eccellenza dell'estate italiana e il Palio dell'Astuzza che quest'anno soffierà le 118 candeline. Una tradizione tramandatasi da generazione a generazione che vivrà il suo clou mercoledì 14 agosto con inizio alle ore 16.30 all'estremità del lungomare Perrotti nel cuore di Santa Maria di Castellabate. Lo scopo del gioco è quello di recuperare tre bandierine posizionate a distanza tra loro su un palo di legno lungo 18 metri, completamente ricorrato coperto di grasso animale. Il compito non è affatto semplice per i partecipanti e la tradizione vuole che siano tutti residenti del comune di Castelabate che dovranno afferrare le tre bandierine senza cadere in acqua per essere iscritti nell'albo d'oro del palio dell'Astuzza. Questa tradizione diciamo che si svolgerà sempre diciamo, nel periodo della festa di Santa Maria a Mare. Come, come sempre e quest'anno oltre all'associazione eh, Cilentani Doc, diciamo quest'anno oltre all'Astuzza, abbiamo fatto anche una collaborazione col Comune quando, riguardando i fughi di Ferragosto, collaborazione a livello diciamo, logistica perché il, il comune organizza questo spettacolo pirotecnico, però noi ci interessiamo tutto della parte logistica, trasporto materiale, tutto eccetera. Abbiamo messo a posto il sito, quindi ci siamo noi messi a disposizione, abbiamo, siamo, siamo andati noi proprio a, a dire che vogliamo collaborare, far sì per fare una, una bella cosa insieme per il nostro territorio e per il nostro paese. Quindi voglio ringraziare anche l'amministrazione di tutto questo e la voglio ringraziare anche per il patrocinio che come ogni anno ci dà. Il palo, come accade ormai da diversi anni, viene posizionato sulla scogliera all'estremità del lungomare Perrotti, dando così ai residenti e ai turisti la possibilità di vivere da vicino le emozioni di un gioco storico, impegnativo ma anche molto divertente. Si tratta di uno degli eventi più antichi del Cilento, organizzato dall'associazione Cilentani Doc, Giuseppe Villani, Franco Fragano, Francesco Federico, Domenico di Sessa, Vincenzo Malzone, Gerardo Scola, Gianfranco Di Lorenzo e Clemente Migliorini con il patrocinio del Comune di Castelabate è un appuntamento imperdibile per noi residenti ma anche per chi frequenta in questo periodo il nostro territorio spiega il vero motore dell'astuzza Giuseppe Villani insieme a tutto lo staff organizzativo siamo pronti anche quest'anno a divertirci e regalare spettacolo per tutti coloro che decideranno di seguirci